Ciao a tutti ed eccoci a questo nuovo video del Tempio. Oggi finalmente è giornata estiva, giornata meravigliosa, guardate che bellissimo cielo. Io sono stata fortunata, ho in regalo una giornata di ferie e quindi come non approfittarne e andare al mare. Quindi cerchiamo di preparare un pranzo veloce e andiamo al mare. Purtroppo il nostro frigo non è molto ricco, ma prepareremo una simpatica insalata di riso. Quindi ci servirà riso, dei würster, mais, dell'olio, della pancetta e un uovo sodo. Comunque l'insalata di riso è un po' una sorta di svuota frigo, o ognuno ci può mettere quello che gli piace, o meglio quello che ha a disposizione. Per prima cosa, abbondante acqua, salatela e poi fate cuocere il riso. Io mi fermo sempre un minuto, due minuti prima dei tempi di cottura indicati perché mi piace abbastanza al dente. Intanto potete anche procedere alla bollitura dell'uovo, lo immergete in acqua fredda, lo portate a bollore, quando bolle l'acqua abbassate il gas, lo fate bollire per 10 minuti, dopodiché lo fate raffreddare nella sua acqua di cottura. Per dare un po' di sapore alla nostra insalata di riso utilizzeremo la pancetta che avrete fatto soffriggere precedentemente in padella e poi avrete inserito il riso scolato e fatto raffreddare in abbondante acqua fredda. Fate soffriggere il tutto per alcuni minuti e poi fate rifreddare il vostro risotto. Quando il risotto è raffreddato, naturalmente unite gli ingredienti. Noi, come vi abbiamo già detto, uniamo würster, mais, uova, ma chiaramente si possono introdurre dei pomodorini, si può introdurre del tonno, ognuno insomma la realizza un attimino come preferite. Se siete un attimino più organizzati di noi, forse è meglio prepararla la sera prima in modo che sia bella fresca e quindi ve la potete portare al mare e gustare qualcosa di un attimino più fresco. La nostra starà a temperatura ambiente, anche se la inseriremo in un contenitore termico con un siberino. Quando avrete sistemato tutti i vostri ingredienti, aggiungete un pochino d'olio e, se necessario, del sale. Secondo me ci sta bene anche il pepe, ma visto che lo mangerà anche la mia bambina, non l'ho messo. Dopodiché, il contenitore è pronto e via, ci prepariamo per il mare. Ed eccoci finalmente al mare, guardate che giornata meravigliosa, quella è la mia bambina che si diverte in acqua, un mare bellissimo, nonostante siamo a metà giugno, essendo una giornata infrasettimanale o comunque alle porte del weekend, non c'è molta gente. Con questo bellissimo mare il Tempio vi saluta e vi invita a seguirci nei prossimi video. Ciao!